secondo giorno di meetup, evento organizzato dagli amici del Soraya Beach, qui a Marina di Camerota, in concomitanza col meeting del mare. Siamo nello spazio dedicato alle interviste di Radio Ponzo per questo evento, dove si esibiranno delle band della scena underground nazionale. E il gruppo che siamo per presentarvi si chiama La Mansarda. Ciao a tutti. La Mansarda, rigorosamente tutto attaccato. Ora, questa cosa che deve essere tutto attaccato, comunque proprio solo La Mansarda come nome, è una dichiarazione di intenti, cioè è il luogo abitato dove cresce, nasce la vostra musica, o c'è un altro motivo? Spiegateci. Allora, La Mansarda è, diciamo, che è il posto in cui viviamo ancora adesso. Sì, non tutti e quattro, ma io e lei, che è mia sorella, e nonché bassista della band. E poi in quel posto lì abbiamo conosciuto loro, invitandoli, non è che hanno bussato, diciamo così, però li abbiamo conosciuti proprio in quel posto e abbiamo suonato, perché adesso La Mansarda è anche la nostra sala prove poi alla fine, quindi è un po' il posto, nostro mondo, è il nostro esatto, un po' un microcosmo in cui nascono i brani e ci troviamo a nostro agio. È meglio di quello, penso sia difficile trovare. Beh, certo. Quando nasce questo progetto? Circa quattro anni fa, un'estate, più o meno di questi tempi. Fondamentalmente suonavamo solo io e mia sorella in casa e la nostra idea era cercare di espandere un po' queste sonorità, cercare di uscire soprattutto, di suonarle anche fuori dalla casa. E loro avevano già qualche esperienza di live, di palco, e quindi abbiamo creato la giusta amalgama, insomma, siamo riusciti a uscire da questa camera per suonare, insomma, e oggi ci troviamo qui dopo 4 anni ad un festival che effettivamente noi guardavamo un po' da lontano. E adesso poi saliremo su questo palco. Anche del fatto che voi salirete sul palco del meeting del mare, sì. Però il risultato di questo percorso è anche un album, un lavoro che è uscito, sì, da poco, giusto? Sì, Foreign Bodies. Il 22 marzo è uscito Foreign Bodies. Questa primavera. Sì, esatto, proprio all'inizio primavera. E che parla? Il disco, diciamo che tradotto in maniera letterale, significa corpi estranei, ed è proprio di questo che poi mi sono reso conto che gran parte delle canzoni che avevo scritto, però in maniera un po' fortuita, nel senso che dopo 5, 6, 7 canzoni che mi rendevo conto che questo tema serpeggiava, aleggiava, diciamo, tra le canzoni, mi sono reso conto che forse era una specie di concept questo che stavamo suonando, che stavamo scrivendo. E parla proprio dell'estraneità, appunto, tra persone che condividono magari lo stesso tetto o comunque lo stesso ambiente lavorativo in maniera voluta o forzata, e quindi anche dei conflitti che sorgono da una vicinanza un po' costretta, esatto. E quindi sì, molte di queste storie riguardano la famiglia. Ad esempio il nostro primo singolo è Woody Woodpecker Team, che parla proprio del rapporto tra padre e figlio, ma non parla solo di famiglia, appunto ci sono anche rapporti extra familiari, insomma, lavorativi e non solo, quindi o di amicizia del passato che diciamo non si esprimono più come un tempo. Quali sono gli artisti che vi hanno ispirato nel vostro percorso di crescita musicale? Penso possiamo dirne uno ciascuno, tipo... Magari sì. I Grizzly Bear, assolutamente. Grizzly Bear, poi? Ci puoi dire anche più di uno. Penso pure Riley Walker, Lamb Shop, quei gruppi che seguiamo anche dal vivo. È una scena americana folk, sì, alternative, che ci aiuta molto, diciamo, l'ascolto in questi anni. Soprattutto. Sì, in questi anni ci ha aiutato tantissimo. E ha contribuito chiaramente anche stilisticamente alla vostra... Sì, tanto, sì. Diciamo un cantautorato, però legato comunque a una radice abbastanza folk, ma comunque... Anche sperimentale. Sì, con un tentativo, esatto, di portarlo su altri piani. È un tentativo, però insomma, stiamo avendo un riscontro di stampa per la prima volta che più o meno conferma questo tipo di cose, quindi ci stiamo riconoscendo. È strano, però ci fa piacere, anche se è strano, perché poi è la prima volta, quindi, che abbiamo a che fare con una serie di dinamiche. Però ok, abbiamo fatto quello che più o meno, cioè, forse il tiro forse era abbastanza... Forse sì. E
come prima volta c'è anche questa esibizione al Limite del Mare, l'esibizione qui al Soraya Beach del Meetup, no? Come trovate questa atmosfera? Rilassato. Vi vedo rilassato. Sì, dopo 4 ore di traffico era quella che volevamo. Vi siete visti sì bene, questa è una bella atmosfera quella del Soraya Beach. Invece l'emozione poi per quanto riguarda il Limite del Mare che guardavate da lontano come per esatto. Che oggi calcate col palco. Sì, è grossa, tanta, no? No, assolutamente. Io ci sono stato un sacco di anni fa a sentire Elio e le Storie Tese, insomma, sempre vissuto da spettatore. Sì, è suonarci, insomma, è una bella emozione. Io non ci sono mai stata, quindi per te sarà proprio la prima volta in tutto. Perfetto, allora tanti in bocca al lupo per la performance stasera, ma proprio per tutto. E grazie di essere stati ai nostri microfoni. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Grazie mille. Ciao.